Io sono particolarmente contento perché abbiamo una persona che per Prima quanto che poi. prima che muoia che è questo, insomma, cioè, è impossibile non tenere presente nella scena del teatro italiano che esiste ancora, chiamerò pertanto una persona così, basta, io non ho altro da dire, è uno dei miei punti di riferimento come artista, come persona, come uomo, come modo di intendere il teatro, come rapportarsi con rispetto, studio, cultura verso quella che è l'arte del teatro, per cui per me avere qui stasera Paolo e Pino, pepe, non ho detto pipì, ho detto pepe, mi sono buttato su lei. Ecco, è un motivo di grandissimo orgoglio per me e anche per questo spazio che così, insomma, no? Come dire, raccoglie un altro bellissimo fiore. Basta, non dico altro, sennò poi mi piglia in giro. Ciao Paolino, buona serata. Leggo perché, questo è il titolo di questa giornata, in tutta Italia si parla di libri, se ne parlerà fino al 23 aprile. E Paolo, tu una volta hai detto ho imparato più dalla letteratura che dalla vita, per cui i libri sono. E certo, perché quando ero bambino io non sono andato a scuola. Mia madre era una maestra, mi diceva: no, oggi piove, non andare, oggi c'è la neve. Non andavo mai. Andato in terza elementare, quando ormai come Pinocchio sapevo leggere, scrivere e far di conto. E quindi i miei primi amici sono stati i libri. A 10 anni ho letto I Promessi Sposi, che non mi piacque un granché, però avevo un'edizione Salani che diceva: saltate pure le grida dei bravi, andate a pagina 22. E in 2 giorni avevo letto I Promessi Sposi. E poi questa mamma talmente aperta, di te talmente meravigliosa, che quando trovò fra le tue mani un libro porcellone non disse Un nulla. libro pornografico. Allora la pornografia era solo letteraria e allora c'era tutto un decadente tipo D'Annunzio, il triangolo d'amore che si incurvava nella bionda peluria. Che sarà? Io non capivo nulla, però ho detto: mamma, è un libro difficilissimo, è un libro porcellone, ma lo voglio leggere tutto, va bene. Ma poi restituiscilo, certamente. Sì, ma no, lei sapeva che anche dal male si può ricavare il bene. Chissà che cos'era la mela di Adamo ed Eva, probabilmente era un Tra libro. i libri dell'infanzia, i Miserabili. Les Miserables, ma chi saranno queste Miserables? Poi ho visto una figurina, nere erano quelle figure di allora, la poupée de Cosette. Allora volevo sapere chi era questa poupée, ed era la bambola di Cosetta. Quindi quando poi sono stato più grandino, perché avevo una zia separata dal marito, che aveva anche i libri pornografici in francese, e c'era la principessa dello sleeping car. Era una che andava nel treno di notte a fare i suoi servizi al pubblico Che ti abbia bisognoso. La Francia ti accompagna tutta la vita, ti laurea in letteratura francese, insegni il francese, Male, Madame male, male. Bovary. Però Sapevo pochissimo anch'io, ho studiato malamente. Ho messo 10 anni a fare l'università, perché venivo qui a Roma e facevo i fumetti che i bisognava fotoromanzi. fare con la bocca sempre un po' aperta perché usciva la scritta, no? E poi andai con un bellissimo attore, Ettore Manni, che aveva i peli rossi, che ho dati da un parrucchiere in via della Vite, a farsi tingere i capelli, dove andava anche con Radopani e le sorelle Kessler. E il biondo doveva essere biondo svedese. E quando sbagliavano, una volta Milva diventò tutta verde, perché troppo di Svezia non ci vuole, troppo caldo. E
E allora siamo andati e oltre ai capelli biondi ci siamo fatti fare i peli degli occhi neri. No. Dice, attenzione che si diventa ciechi se va una gocciola. Non importa. Tagliate così con la carta assorbente e una signorina che ci pennellava. Madame Bovary, la Francia. Madame Bovary lo consideri uno dei grandi libri. Certo, voluto più bene a Madame Bovary che alle mie sorelle stronze. Santi, e ancora li amo molto perché è un sopravvivere del politeismo, e c'è il santo che fa piovere, e c'è la santa, insomma, poi aiutano, via. E se non altro anche la Madonna mi piace, perché poveretta fu molto chiacchierata quando è rimasta incinta senza marito. Per far credere a Giuseppe è stato un piccione, ce n'è voluto. Quando alla scuola venivano visite ufficiali, venivano persone... Ah, quando veniva la principessa di Piemonte, sì, quella, io gli dicevo, Vergine Madre, figlia del tuo figlio, perché Dante va sempre bene. Ha portato fortuna a Roberto Benigni, ma insomma porta fortuna a tutti. Quando andrai all'inferno dove vorrai andare tu, Paolo? Ma se c'è l'inferno... Dove vorresti? È l'inferno. Sì. Tutti nudi, si chiede un fiammifero, con tutte le fiamme che sono, si capisce subito che è un rimorchio. (ride) 1940, invece, dice il babbo, impallidisce, la guerra, andate a Lamporecchio, sfollati, e lì ci sono dei tedeschi, e voi avevate in casa un pianoforte. E tu ballavi con un tedesco? Per forza, perché ragazze a ballare non venivano molte. Ballavo col capitano Wolf. Tutto un valzer era rovesciato. E mio padre rideva, non spiegava nulla. E non si fece niente. Mentre questo tedeschino, se non al pianoforte, ci ho fatto qualche cosa. Sì. Poco, sai, toccamenti, però... Meglio della mia sorella, io rimorchiai di più. Della sorella. Tra le mie letture giovanili c'è anche Olindo Guerrini, che era uno che ha molto scritto in lode dell'Artusi. Quando era in vena di Ariostesco, perché era lì di quelle zone di Reggio Emilia, scrivere delle robe bruttine, nessuno se lo ricorda. Invece, quando si firmava Lorenzo Stecchetti, ha scritto postuma, canzoniere diabolico. Quando tu dormirai dimenticata sotto la terra grassa e la croce di Dio sarà piantata ritta sulla tua cassa, quando ti colorà marce le gote entro i denti malfermi e nelle occhiaie tue fetenti e vuote brulicheranno i vermi, per te quel sonno che per altri è pace sarà strazio novello e un rimorso verrà freddo, tenace, a roderti il cervello. Io sarò quel rimorso, io che cercando nella notte cupa l'amia che fugge il dì, verrò latrando come latra una lupa. Io con quest'ugne scaverò la terra per te fatta letame e il turpe legno schioderò che serra la tua carogna infame. Oh, come nel tuo cuore ancor vermiglio sazierò l'odio antico. Oh, con che gioia affonderò l'artiglio nel tuo ventre impudico. Sul tuo putrido ventre accoccolato riposerò in eterno, spettro della vendetta e del peccato, spavento dell'inferno. E dall'orecchio tuo, che fossi bello, sussurrerò implacato detti che bruceranno il tuo cervello come un ferro infuocato. E quando tu mi dirai perché mi mordi e di velen mi imbevi, io ti risponderò: non ti ricordi che bei capelli avevi? Non ti ricordi dei capelli biondi che ti coprivano le spalle e degli occhi stranissimi e profondi pieni di fiamme gialle e delle audacie del tuo busto e della opulenza dell'anca? Non ti ricordi più com'eri bella, provocatrice, bianca, quando è venuta Paola Borgogna a sera a teatro? Non fossi tu che nudo il petto? Sì, fui io. Mi rispose, brava.
Ce n'è una che piace molto a Firenze, il sigaro toscano. Il tuo sigaro toscano è una vera indegnità. Quanto più lo prendo in mano, tanto più mi fa pietà. Sembra trippa di vitello, sembra pasta che rinvien, sembra un pezzo di budello mezzo vuoto, mezzo pieno. L'ho palpato, accarezzato, l'ho succhiato in su e in giù, tempo perso, è rovinato, oramai non tira più. Paolo, veniva spesso a vederti Anna Magnani, cosa diceva? Ah, si alzò in piedi, come sono bravi sti frosci! Paolo, dai la sala, dai la sala! Sala!